Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Dopo qualche mese di test, eccoci infine alla mia scelta ottimale riguardante le cuffie per il mix e per il mastering. Come avete visto nei precedenti video, ho cercato tra le varie opzioni sul mercato un paio di cuffie in grado di darmi la sensazione di essere in studio con i miei monitor. Ho studiato a fondo come si comportano le cuffie, quali sono i pregi e i difetti oggettivi del timbro che rientra nella schiera dei gusti personali. Grazie all'aiuto di altri tecnici come Silvano Ribera e Andrea Ricci ho imparato alcuni degli aspetti importanti della tecnologia e poi attraverso l'uso di DSP come aggirarli al meglio per arrivare ad un risultato più che soddisfacente. Ovviamente, salendo di budget, sono riuscito ad ascoltare dettagli e caratteristiche del mix in modo più corretto e coerente, facendomi allontanare sempre più da quello che normalmente si chiama monitor in cuffia e che troviamo in tutti gli studi di registrazione. Ogni cuffia sotto una certa cifra altera, come abbiamo illustrato, molto la percezione di un sound bilanciato e analitico, distorcendo così tanto la realtà da rendere vano ogni sforzo in fase di mix. Nella fascia media, le Adam SP5 si sono comportate bene, meglio delle altre concorrenti, rimarcando la sensazione data da Ultrasound Signature Pro, da cui proviene il progetto, ma più lineari e flat, adatte quindi proprio all'ascolto del mix in cuffia. La situazione migliora ulteriormente utilizzando DAC di un certo livello, come l'economico, si fa per dire, Lotto PAWS1 ed il nuovissimo SPL Phonitor 1D, che aggiunge inoltre la funzione di crossfeed, indispensabile per il mix in cuffia. Anche del Phonitor troviamo un video sul mio canale. Il compagno perfetto per chi possiede un computer portatile, trasformandolo facilmente in un'uscita cuffie di alto livello, non solo per il mix. La mia scelta finale è Audiz LCDX, molto utilizzata anche da altri mastering engineer. È una delle cuffie più versatili in questo campo per l'ascolto e la definizione dei particolari. Versatile perché, come abbiamo visto, attraverso l'uso di vari software di correzione riesce ad essere priva del suo colore originale a favore di un sound veramente più flat. Definita perché grazie alla sua tecnologia magnetoplanare mi dà dettaglio e focus anche ad un volume più basso, evitandomi di utilizzare un limiter sul master. Questo non è un risultato ottenibile con altre cuffie che utilizzano i normali coil. Ma che cos'è una cuffia magnetoplanare? Vediamo di capire prima come funzionano le cuffie standard. Per come sono costruiti i drivers che troviamo nelle nostre cuffie, possiamo grossolanamente dire che sono altoparlanti alimentati elettromagneticamente in modo dinamico. È un sistema comune, economico e semplice nella costruzione. Fondamentalmente è costruito da tre parti principali: un magnete, un anello chiamato coil e un diaframma. La corrente elettrica parte dal nostro preamplificatore cuffie o uscita cuffie della scheda audio, in cui troviamo il circuito di preamplificazione all'interno, e viaggia attraverso il cavo e fino quindi al driver, in particolar modo alla bobina del driver che è collegata ad un diaframma che si muove appunto dinamicamente in base al movimento elettromagnetico. La regolazione della corrente elettrica fa sì che la bobina si muova avanti e indietro all'interno del magnete, facendo così oscillare il diaframma. Questa oscillazione muove le particelle d'aria comprimendole ed inviandole quindi nel nostro padiglione uditivo. Normalmente più grande è il driver, più volume produce, ma non sempre la grandezza di un driver coincide con la qualità audio espressa su tutte le frequenze. I vantaggi di un driver dinamico sono prima di tutto il costo, molto ridotto, una buona risposta sulle frequenze basse e può essere sempre indossato facilmente grazie al suo diametro ed al peso. I contro sono relativi al volume: più si alza, più si produce distorsione. Ci sono driver diversi, più particolari, sempre funzionanti con un principio analogo, chiamati elettrostatici, in cui la bobina elettrica ed il diaframma sono combinati insieme
in un sottile pezzo di materiale caricato elettricamente. Immaginiamo un nastro ed inserito tra due piastre metalliche che raccolgono una il segnale elettrico positivo, una il segnale negativo. Il materiale interno viene quindi sollecitato dalle piastre esterne facendo vibrare le molecole creando onde sonore. I driver elettrostatici sono in genere più grandi e si trovano normalmente in cuffie che superano i 3.000 euro di costo ed oltre fino ad arrivare a 60.000 euro delle Sennheiser HE1. Vedo già diverse risatine. Ma non finisce qui. Ci sono altri tipi di drivers come quelli ad armatura bilanciata, a conduzione ossea e degli ibridi. Infatti i driver magnetoplanari sono una via di mezzo tra il driver dinamico ed il driver elettrostatico. In sostanza un mix delle due tecnologie. Anche in questo caso quello che crea o genera il suono è un materiale sottile e flessibile tipo elettrostatico, ma messo tra gli strati esterni del sistema. Il diaframma contiene però dei filamenti esterni sottili, dove arriva corrente elettrica che ne regola la vibrazione. È quindi un diaframma trasparente con all'interno del materiale elettricamente conduttivo ed è sospeso in campi permanenti su entrambi i lati da dei magneti molto grandi. Da qui il nome magneto planare, ossia magneti che agiscono su un piano. I magneti sono quindi precisamente tagliati e distanziati affinché il diaframma contenuto all'interno rimanga in sospensione perfetta tra i campi magnetici. Questo sistema costringe ad una costruzione su una superficie più ampia rispetto ad una cuffia tradizionale. Anche questo genere di driver viene regolato da un flusso elettrico, ma come un elettrostatico il meccanismo fa vibrare la pellicola piatta fino a raggiungere una definizione e precisione molto ambita. Questo sistema è quindi molto simile a quello elettrostatico, ma ad un costo decisamente inferiore. Non è una tecnologia nuovissima, anzi è degli anni 80, ma è stata recentemente ripresa da diversi marchi che ne hanno rivisto e ridisegnato la tecnologia. In questa categoria ci sono altre cuffie, anche cuffie magnetoplanari più economiche delle LCDX, ma ho deciso di rimanere su uno standard già collaudato e diffuso negli studi di mastering. I vantaggi di questo sistema sono molteplici. Oltre ad un'eccellente risposta sulle frequenze basse, distorsione ridottissima, di contro c'è il peso che questi magneti hanno e che potrebbero risultare scomodi in alcuni casi. Ho estratto una parte di un video di Inner Fidelity dove vengono smontate e ci viene mostrato come effettivamente sia complesso l'assemblaggio e relativo disassemblaggio. Lascio comunque un link in descrizione per chi volesse vedere il video completo. Ma cosa rende particolari queste cuffie? Da quello che sono riuscito a capire e dalle informazioni reperite su internet, questo genere di cuffie sono più resistenti alle distorsioni derivanti dall'elettronica che le alimenta. Sono più rapide nella risposta ai transienti, con assenza di suoni transitori quando non arriva corrente. Sono quindi più precise, dettagliate in generale. Il peso è rilevante, non sono quindi cuffie da indossare quando si corre, ovviamente anche se Audiz stessa ne ha costruite in stile in-ear, né sono adatte ad un ascolto a volume alto. Anche se aperte, il driver spinge tanto verso il timpano comprimendolo e hanno di base una loro naturale attenuazione sulle frequenze medio-alte tra i 3.500 e 5.000 Hz. Questo taglio viene giustificato dal mercato audiofilo, che anche in altre cuffie hi-fi richiede questo intervento. La curva in questo modo ammorbidisce molto i suoni medio-alti e rende più gradevole l'ascolto soprattutto di registrazioni classiche, da qui la necessità assoluta in fase di mix di una correzione attraverso un DSP software. Osservandole si nota anche una certa inclinazione del driver verso il padiglione uditivo, data dal design del pad che si stringe nella parte anteriore di circa 2 cm. I pad che ho scelto sono in pelle, veramente molto comodi, ma è possibile scegliere una versione vegan in finta pelle. La parte a contatto con la testa è sottile e morbida, traspirante, e il sostegno in metallo non trasmette vibrazioni alcuna ai ganci dove sono tenuti i due driver. La LCDX esce di default con una connessione bilanciata adatta agli amplificatori cuffie professionali, ma può essere usata anche con connessione sbilanciata.
in base quindi al cavo che noi acquisteremo per poterle utilizzare. Data la natura di questa tecnologia, non è influente l'impedenza del preamplificatore, quindi sono in grado di suonare bene con qualsiasi uscita cuffie. La differenza la farà proprio il DAC e la qualità elettronica del pre. La risposta in frequenza è da 5 Hz fino a 50.000 Hz, sensibilità 95 dB su 1 mW, abbiamo quindi una impedenza di 20 ohm puramente resistiva. L'output massimo è di 130 dB con 15 W in input. Il diaframma è di circa 39 cm quadri, che sono circa 6 pollici. I magneti sono al neodimio high grade. Sono cuffie aperte, quindi chi si trova presso di noi sentirà tutto quello che stiamo ascoltando. Il cavo in dotazione è di 2,5 metri, quindi 2 metri e mezzo, sbilanciato su mini XLR. I pads inclinati, come dicevo, sono di 2 cm nella parte anteriore, 2 cm e mezzo, e 4 cm sulla parte posteriore, e il peso totale è di circa 670 grammi. L'amplificazione raccomandata è da 1 a 4 watt su 20 ohm. Dopo un paio di giorni di burning, obbligatorio per questo genere di cuffie, ossia un processo in cui per diverse ore ricevono una certa quantità di materiale sonoro, in grado di allentare la membrana e portarla ad un regime di lavoro più corretto. Le ho messe ed ascoltate con diversi album, dai classici della mia collezione fino ai nuovi usciti del pop e nel rock. In entrambi i casi il dettaglio è sicuramente impressionante. Sono abbastanza fissato sul dettaglio del side rispetto al mid, dove risiedono riverberi e delay e che curo maniacalmente nei miei lavori, e la definizione di questo ambiente mi ha permesso di lavorare bene ed efficacemente, come anche nella zona bassa del mid, dove spesso si ammucchiano, nel vero senso del termine, la maggior parte delle cuffie, e dove è difficilissimo sentire errori di fase tra sintetizzatori e basso reale in accoppiata con la cassa. Il low end, quindi, è sicuramente la parte più critica di ogni mix ed è importantissimo sentirlo bene. Dopo 8 ore di lavoro ne sono uscito comunque rilassato e non stressato, cosa non da poco conto, che ritrovo solo con il mio setup monitor Genelec in studio, dove tutto è tarato e misurato. Nonostante il peso 670 grammi, sono risultate comode e confortevoli. Lo stesso l'ho riscontrato con altri colleghi a cui le ho fatte provare in questo periodo. Ci sono delle condizioni che vanno rispettate per l'utilizzo di queste cuffie in fase di mix e ovviamente anche in fase di mastering. Come ho più volte illustrato nei video precedenti, è necessario utilizzare dei software DSP per la correzione sia della loro risposta in frequenza sia dell'emulazione del crossfeed necessario ad emulare il Ghost Center in fase di mix. Iniziamo dal software di Audese in dotazione per passare a Sonarworks Reference 4 e Realphone, che hanno due diversi sistemi di calibrazione. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!